fai scoppio? Sbrigati! Ci vediamo! Ci vediamo, lo dico io! Ci vediamo! Opla! Ecco, lassù c'è lo studio di Galileo. Andiamo, Capi! Non chiamarmi Capi! Ok, Capi! Davvero un'ottima idea questo cannocchiale! Ci aiuta ad immaginare quello che potrà accadere al nostro pianeta se noi continueremo a trattarlo male. Assistente, sarebbe molto meglio se il cannocchiale riuscisse a prevedere il risultato delle partite di calcio, così io potrei scommettere, vincere e diventare ricchissimo. Credo che ci siano molti modi più interessanti per usarlo. Dimmi almeno due modi più interessanti per usarlo, se sei capace. Lea! Potremmo scoprire, per esempio, quali saranno i primi animali che si estingueranno. E cosa possiamo fare per evitarlo? E che cosa ne sarà del nostro pianeta? Questo ti basta o dobbiamo continuare? L'ultima volta abbiamo scritto le nostre idee per ridurre l'inquinamento dell'aria. Guardate cosa ho trovato! Un elicotterino che funziona con un pannello solare. Ora useremo il mio cannocchiale per sapere qualcosa di più dell'acqua. Andiamo nel mio laboratorio a prendere la lente. Ora che sono andati, preparo il piano per portare fuori di qui il cannocchiale magico. Oh, scusatemi tanto, non mi sono ancora presentato a voi. Mi chiamo Brumelio e sono l'allievo furbo di Galileo. Grazie al cannocchiale che vede il futuro diventerò ricco. Anzi, come dice anche il Capi, di più. Per far funzionare questa lente devo lavarla per bene con dell'acqua. Stai usando acqua naturale o acqua gassata? Acqua gassata? E che cosa sarebbe questa acqua gassata? Te lo spiego io. Si prende dell'acqua normale e ci si buttano dentro delle bollicine. E dove si trovano queste bollicine? Si entra in un negozio di bollicine e si comprano 7-8 kg di bollicine. Io non ho mai visto un negozio che vende bollicine. Comunque questa è normalissima acqua. Si lava per bene la lente, poi si aspettano 5 secondi e si è pronti per dare un'occhiata. 1, 2. Ecco il mio piano. Questo barattolo contiene una vernice che rende invisibile. Non appena avranno sistemato la lente, io coloro il cannocchiale e me lo porto via. Stanno arrivando! Vieni, Rossino. Prova a guardare che cosa si vede prima che io sistemi la lente. Ecco, io vedo un ruscello. E adesso? Incredibile! L'acqua non c'è più! Ma chi può aver bevuto tutta l'acqua del ruscello? Ma non hai capito, Capi? Il cannocchiale ti fa vedere quello che potrebbe accadere al mondo se non prestiamo attenzione. Allora, a chi tocca oggi raccontare la storia? La racconto io. È una storia sull'acqua. Un giorno, Idea, Calzino e Blu-Blu ricevono una lettera. Vi prego, venite subito. Ho bisogno del vostro aiuto. Sta accadendo qualcosa di strano nella Valle Rumorosa. La lettera è di Rodomonte, il cane da pastore che vive sui Monti Pallidi. Non c'è un attimo da perdere, andiamo. Percorrono un lungo sentiero e raggiungono la Valle Rumorosa, dove incontrano Rodomonte. E chi è Rodomonte? È il cane da pastore. Nel laghetto oltre la Valle Rumorosa, prima di arrivare sui Monti Pallidi, c'è un drago. Un drago! Un drago! È proprio un drago che impedisce agli animali di avvicinarsi e di bere l'acqua del lago. Aiutateci! Ora purtroppo devo andare. Non posso lasciare da solo il mio gregge per molto. Non ti preoccupare, Rodomonte. Noi andiamo al lago e cercheremo di capire quello che sta succedendo. Avete visto? Non c'è proprio nulla. Il lago è della mia signora, che l'ha comprato dal re della vallata per 2 carote e una patata. Se volete usare l'acqua, dovete acquistarla. Non riesco a capire come il re della vallata abbia potuto vendere il lago. Sì, lui è il re, però l'acqua appartiene a tutti. Il re è molto vecchio e Maga Cornacchia è molto furba.
Quindi è stata la perfida maga Cornacchia a comprare l'acqua del lago. Chissà dove sarà ora. Nessuno, e ripeto nessuno, mi potrà mai portare via l'acqua del lago. Sei sicura, Racchia? E non chiamarmi Racchia. Certo che sono sicura. Visto? Ho un regolare contratto d'acquisto. E se il re intendesse ricomprarselo? Beh, diciamo che in quel caso dovrebbe darmi tutto l'oro del mondo. Ma come? Insomma, tu l'hai comprato per tue carote e una patata. Ma io sono furba. Ad un certo punto, idea ha un'idea. Ma come ho fatto a non pensarci prima? Tutto quello che dobbiamo fare è cercare un mago che ci insegni la danza della pioggia e tutto si risolverà. Un nuovo lago nascerà vicino a quello con il drago e maga Cornacchia dovrà tornarsene a casa. Passami l'agenda, calzino. Maghi, ecco, l'ho trovato. Il grande mago Ciurulli Lulli abita da queste parti, via della Valle Tenebrosa, che è la terza laterale a destra della Valle Rumorosa. Andiamo. Poveri illusi, stanno andando dal mago Ciurulli Lulli, ma non sanno che io sono entrata nel suo laboratorio e ho rubato le istruzioni per la danza della pioggia. Io non riesco a capire. Le istruzioni per la danza della pioggia erano qui e ora non le trovo più. Mi sa che dovremmo tornare a casa. Peccato. Che ne dite di andare a prenderci un bel ghiacciolo? Ma insomma, ti sembra questo il momento di pensare al ghiacciolo? Un momento. Blu ha parlato di ghiacciolo e il ghiaccio è fatto con l'acqua. E allora? Vogliamo chiedere al mago di insegnarci la danza del ghiaccio o no? Io non ho mai visto piovere ghiaccio. Ma la soluzione è la neve, Rossino. Come hai fatto a non capirlo? L'avevo capito, solo che ho lasciato a te la soddisfazione di dirlo per prima. Idea deve chiedere al mago di... Di? Idea deve chiedere al mago di... Di. Dillo tu, assistente, per me sarebbe troppo facile. Di insegnare loro la danza della neve. E poi la danza del sole che scioglie la neve. E si sa che quando la neve si scioglie diventa... Ghiaccio! Acqua, capi? Non chiamarmi capi! Ok, capi. Acqua. Ghiaccio. Oh, acqua. Acqua. Certo, io vi posso insegnare la danza della neve e la danza del sole che scioglie la neve. L'ingrediente segreto è l'acqua del lago, difeso dal terribile drago Biribago. Non sarà facile recuperarla. Idea, ragioniamo con calma. Se è così difficile recuperare l'acqua, non ci resta che una sola cosa da fare. Non recuperarla e tornare a casa. E come faranno tutti gli abitanti della Valle Rumorosa senza acqua? Berranno tanto succo d'arancia. E come cuoceranno la pasta asciutta? Con l'aranciata? E il minestrone con l'aranciata? Torniamo al lago e poi decideremo il da farsi. Un momento, di quale colore sono i pesci volanti? Beh, sono quasi sempre blu. E di quale colore è il loro muso? Oh, è quasi sempre giallo. Il colore del ciuffo? Verde. Blu, il muso giallo, il ciuffo verde. Non starete pensando a me? Ma certo, tu potrai entrare nel lago volando. Ma se il drago Biribago mi dovesse vedere? Ti scambierà per un pesce volante e ti lascerà passare. Prendi questa spugna e nascondila. Vai ora. Cosa sei tu? Sono un pesce volante, ma che domande? Lo so benissimo che sei un pesce volante, ma voglio sapere quale tipo di pesce volante sei, per la precisione. Io sono un... Una trota blu del Giappone! Una trota blu del Giappone? Una trota blu del Giappone, dici? È la prima volta che sento questo nome per un pesce volante. Va bene, passa. Blu, riesce nell'impresa di recuperare l'acqua dal lago. E così eseguono alla perfezione la danza della neve e poi la danza del sole che scioglie la neve. Ma certo, sono venuti qui per quello. E poi si forma un nuovo lago a pochi metri di distanza da quello difeso dal drago Biribago. Esattamente quello che stavo per dire io. Scusate, voglio finirla io questa fiaba. Va bene, ti ascoltiamo. E vissero per sempre felici e contenti. Ma non può finire così. Lascia fare a me. Appena maga Cornacchia si accorge di quello che è accaduto, va subito su tutte le furie. Va via e non farti vedere mai più. Ben detto, non farti più vedere. Hai fatto bene a dire a tutti che Biribago è un drago scansafatiche, fannullone e buono a nulla. Cosa? Dunque tu hai detto questo di me a tutti? Cioè che io sarei un drago scansafatiche, fannullone e buono a nulla, è così? Io?
Ma io non ho mai detto niente a nessuno. Come? L'hai detto l'altra sera all'assemblea dei draghi cattivi. Ah, se è questo che pensi di me, allora ti conviene cominciare a scappare se non vuoi che ti cucini le penne alla griglia. Tutto è bene ciò che finisce bene. E adesso, Rodomonte, devi dire al re della Valle Rumorosa che si tenga ben stretta l'acqua, perché l'acqua sta diminuendo e non ci sono sempre le pozioni o le danze magiche a tirarvi fuori dai guai. Ascoltando questa fiaba mi viene in mente una cosa. Quando cercavo di dimostrare che la Terra gira su se stessa, i miei avversari mi rispondevano: se ciò fosse vero, buttando un sasso da una torre dovrebbe cadere qualche metro più in là. Se la Terra gira, è ovvio che il sasso cada più in là. Siccome il sasso non cade più in là, significa che la Terra è ferma. Non è ferma, gira. I miei avversari si sbagliavano. La prossima volta vi dimostrerò perché. È come per l'acqua. Noi oggi siamo abituati ad averne quanta ne vogliamo e ci sembra impossibile che un giorno possa finire. Ma se noi la sporchiamo, la sprechiamo, in futuro non ne avremo più. Continuiamo a scrivere su questo libro tutte le idee che ci vengono in mente per ridurre il consumo dell'acqua. Lo sai, Lello, che se chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti risparmi fino a 20 litri d'acqua? Per risparmiare di più, da ora in poi non mi laverò più i denti. Lo sai che quando dici una sciocchezza ti arriva dritto dritto un pesante ferro da stiro sulla testa? Non credo a quello che dici. Fai pure come ti pare. Lo sapete che per riempire la vasca occorrono ben 100 litri d'acqua e invece per fare la doccia ne bastano anche la metà? E poi bisogna stare attenti a non inquinare l'acqua, perché se in un bicchiere d'acqua io verso dell'inchiostro, poi sarà difficile poterla bere. Torniamo nel laboratorio per l'esperimento. Appuntamento alla prossima puntata e noi ci vediamo! Ci vediamo, devo dirlo io. E adesso andiamo! Anche andiamo, devo dirlo io. Allora andiamo, dai. Con questa vernice faccio sparire il cannocchiale e poi me lo porto via indisturbato. Bene, cominciamo all'istante. Come posso dipingere il cannocchiale se la vernice fa sparire il pennello? A questo non avevo proprio pensato, ma non preoccupatevi, tornerò. Qualche volta l'inquinamento ci impedisce addirittura di vedere le cose dentro l'acqua. Verificate quanto tempo ci impiegate a scoprire l'oggetto che si nasconde in questa bacinella. È evidentissimo che questo è Arlecchino. È Pinocchio, Capi. Non chiamarmi Capi. Ok, Capi. E questo è un aereo. È una barca. Ma ora sta zitto, che devo indovinare l'ultimo oggetto. Allora, lasciami vedere, è una noce di cocco! Complimenti, Capi! Ne hai sbagliati 3 su 3. E quanti ne ho indovinati? Neanche uno! Oh, bravo!